La vita di un grande campione, Andrea Zorzi, raccontata con semplicità e ironia dallo stesso Zorro, icona dello sport italiano, e dall'attrice Beatrice Visibelli, con la regia del riminese Nicola Zavagli. Un susseguirsi di incontri, da quello dei genitori a quello con la moglie Giulia, a quello con Julio Velasco. Allenamenti, con aneddoti su compagni di club e di nazionale, viaggi e scoperte, grandi successi e cocenti delusioni. La leggenda del pallavolista volante ha fatto tappa a Castel Sismondo estate 2015, grazie all'organizzazione della società sportiva Riviera Volley Rimini, che al termine dello spettacolo ha proposto un breve ma intenso talk show, al quale hanno partecipato, oltre due attori, Maurizio Cacciatori, altro mito del volley nostrano, e Beppe Galli, direttore tecnico di Riviera Volley. Grazie, grazie Andrea, straordinario, davvero. Un altro applauso, perché è stata veramente una serata... Grazie di a grande voi. Qualità e di grande valore. Grazie Andrea, grazie a Beatrice, grazie davvero. Avvicino. Allora, avviciniamosi le panche, perché adesso è arrivato un altro momento importante nel quale faremo qualche parola. Invito sul palco un'altra straordinaria campionessa, Maurizia Cacciatori. Maurizia, vieni. La vado ad accogliere molto volentieri. Bravo Andrea. E insieme a lei Beppe Galli, direttore tecnico di Riviera Volley. E appena arriverà fra noi, tornerà fra noi Beatrice Visibelli, faremo pochi minuti, una ventina di minuti di chiacchiere, perché secondo me ci sono veramente tanti contenuti importanti che questo spettacolo ha trasmesso, parlando di sport ma affrontando davvero i valori della vita. Straordinaria Maurizia Cacciatori, grazie di essere con noi questa sera. Oh, Beppe, ti sei perso, no, vieni, ecco qua, giusto, hai lasciato la scena... a Maurizia, vediti pure qua, così dopo ti si affianca a Beatrice. Allora, io mi sono appuntato durante lo spettacolo alcune parole chiave. Una delle prime che mi ha colpito, Andrea, è stato questi bagger devastanti. Allora, bagger devastanti che si fanno nella palestra, si fanno a scuola, si fanno in famiglia. Come si reagisce ad un bagger devastante? Io, a parte che ne ho fatti tanti in vita mia, perché ero molto bravo a schiacciare con la mano grossa, ma col bagger ero veramente molto scarso. Dunque, credo che la parte più affascinante, ma anche più difficile dello sport, è che proprio ti insegna attraverso questi bagger devastanti, ti insegna attraverso le grandi sconfitte, quelle che quando le fai ti sembrano veramente insuperabili, solo che l'ambiente, lo sport, la squadra, il campionato, i compagni, gli avversari ti portano ad avere un'altra occasione, si torna in palestra il giorno dopo. C'è un'altra partita a fine settimana, quindi l'idea è lo sport ha questa straordinaria forza, non è che ti insegna dolcemente, non è quello che carezzevolmente stai dicendo, dai carino non ti preoccupare, non educa con fragilità, educa a volte una durezza incredibile, certamente evitiamo gli eccessi, ma la forza dello sport è questa, che ti metto di fronte alle difficoltà, qualche volta le superi, qualche volta non riesci a superarle, ma la cosa bella è che hai un'altra occasione. Vai avanti e ci riprovi. Quindi quei bagger devastanti sono stati per un po' di tempo difficili, perché io non sapevo che sarei diventato un buon giocatore. Pensavo che non sarei mai riuscito a fare nulla e pensavo fossero la fine della mia carriera. E invece l'ambiente, i compagni, bravi allenatori, grandi avversari mi hanno permesso di fare questo percorso che professionalmente nella pallavolo è un percorso, devo dire, molto bello e molto affascinante. Ha detto un buon giocatore, un buon giocatore. Allora, io potrei star qui a ripetere anche per Maurizia i titoli, 17 titoli internazionali, scudetti in Italia, scudetti in Spagna, ma di lei sappiamo tutti quanto è stata brava. Mi incuriosisce quello che un po' nello spettacolo veniva fuori, cioè la preparazione alla vittoria, la preparazione alla competizione, la preparazione al sacrificio. Ecco, dentro lo spogliatoio, nella pallavolo femminile, ti sei ritrovata con questi stessi valori o qualcosa è diverso? Ma diciamo che... Io sono uscita di casa che avevo 15 anni, quindi ero una bimba. Come il Giangio. Non potevo sapere cos'erano. Come il Giangio. Non potevo sapere come si prepara una partita, non sapevo distinguere il valore della sconfitta dal valore della vittoria. Per me bisognava vincere, punto. Come si vinceva non lo sapevo, però si vinceva. E invece tramite questo straordinario percorso fatto con una squadra, con un gruppo, Sono cresciuta, ma la cosa che lui dice, no? Il bagger che sbaglia, il gruppo, il saperti aprire, era una bimba molto molto curiosa ma allo stesso tempo molto timida, e per me trovare una soluzione era comunque trovarla da sola, non era concepibile farsi aiutare. Ho imparato
col tempo a chiedere aiuto, ho imparato a parlare, nel senso ad aprirmi, ho imparato a chiedere scusa, ho imparato a sapere che se ero in difficoltà ci sarebbe stata una persona dalla panchina che mi avrebbe aiutato e mi avrebbe sostituito e avrebbe fatto anche meglio di me. Ho saputo condividere momenti belli e brutti in un gruppo di donne, quindi grandi discussioni, grandi litigi. Ridete adesso? Grandi, le donne possono ridere adesso, prima tutte. Tutte quante a ridere con la battuta lì, gli uomini non sanno esatto. niente. Sì, perché poi noi donne siamo molto più attente in campo, più attente nel senso nei dettagli, più attente nello spogliatoio, più attente non lasciamo perdere nulla, però siamo anche molto vere, molto determinante e se vi amiamo davvero al 100%. Quindi per me questo, diciamo, io questo viaggio, io lo chiamo un viaggio nel mondo della pallavolo, è stato un viaggio straordinario e tutto quello che io ho vinto, che sono tantissimi titoli, tantissimi... Per me non ha nessuna importanza, perché per me il vero valore me lo gusto ora che ho smesso, però mi rendo conto che se non avessi fatto questo meraviglioso viaggio non sarei la donna che sono oggi, cioè madre di due bimbi, una donna determinata, rompipalle come dice lui, perché ci mancherebbe, siamo davvero di rompipalle, però che apprezza tutto quello che mi circonda e questo me l'ha insegnato la pallavolo. Grazie Maurizia, grazie anche per queste tue parole. Allora, la serata è promossa e voluta fortemente da Riviera Volley, che è un percorso tecnico ma anche un percorso di crescita soprattutto, umana e diciamo sportiva. Beppe Galli è il direttore tecnico di questo nuovo progetto. C'è una battuta all'interno dello spettacolo che mi è rimasta impressa. Chi si vergogna si impegna. Tu... come cogli questo senso? Cioè, mi stai chiedendo se mi sto vergognando qui vicino a queste icone dello sport che ho tifato Beppe e amato. Beppe si abbassa, ma è un tecnico che ha vinto con le nazionali giovanili in tutto il mondo dei titoli, quindi è un personaggio di grande valore. Quindi c'è anche Beatrice. Beatrice, torna con noi. Che sei... Grazie Beatrice. Grazie. Veramente, davvero impagabile, grande, bravissima, grazie. Grazie. Ecco, dentro una palestra, quindi dicevamo, Beppe, ci si guarda, ci si coglie, ci si confronta negli stimoli. Come si coglie in un giovane questa voglia di migliorarsi? Ma lo spunto della vergogna, sinceramente, io non l'ho mai avuto, come ha suggerito Andrea per la sua esperienza, però in effetti la capacità di provare delle emozioni è quello che fa la differenza, anche se poi nel momento che conta... bisogna essere estremamente freddi, no? Quando, per risolvere le partite, i giocatori devono riuscire a liberare un pochino la testa. Però senza emozioni, che abbiamo vissuto anche in questo spettacolo in modo incredibile, credo che non si possa fare nessun tipo di storia. E c'è una cosa che mi colpisce di due grandi campioni come loro, ed è la modestia. E quindi ci sono delle situazioni dove l'umiltà e la voglia di lavorare e sicuramente la capacità di, ovviamente anche fisica, e tecnica fanno secondo me la differenza. Non è così facile da poter valutare subito, ma nel tempo i giocatori che ci mettono passione, cioè quelli che noi chiamiamo immotivati, sono quelli che fanno la storia. Grazie. Beatrice Visibelli, prima di questa sera io mi volevo preparare qualche domanda, ho detto sicuramente sarà una grande appassionata, avrà giocato tanto a pallavolo, e invece no. E invece no. Assolutamente ecco. No, ma credo che si veda anche, insomma. Volevo chiederti, ecco, come accostare questi due mondi, quello del teatro e quello dello sport, che tu hai incontrato con un incontro privilegiato, ovviamente, questo lo possiamo dire, però hai imparato una disciplina diversa, forse un metodo diverso. Ecco, come la miscela è sicuramente straordinaria in questo spettacolo, ma per te, Beatrice, che cosa ha significato questo incontro? Beh, a parte, sicuramente ha significato una... conversione, nel senso sono diventata una tifosa sfegatata del pallavolo, ho scoperto veramente un mondo meraviglioso anche di persone. Io credo che anche il pubblico della pallavolo sia veramente un pubblico straordinario, è uno sport davvero che ti coinvolge, che coinvolge te spettatore, come credo che insomma sia meglio che ne parlino loro tecnicamente da dentro. Le due cose non sono poi, credo, così lontane, nel senso che così come nello sport il talento sicuramente è fondamentale, loro due lo raccontano, ma il lavoro
è decisamente altrettanto fondamentale, se non forse più importante. Il teatro è fatto delle stesse cose. Noi alleniamo un po' di più le emozioni rispetto all'allenamento fisico, che ovviamente è necessario anche quello, però in ogni caso è un mestiere in cui, se hai un talento, certo è importante averlo, ma da solo poi si perderebbe nell'aria. Quindi insomma le due cose, e poi l'esperienza meravigliosa è per noi, per me, Nicola Zavagli, che ha scritto questo bellissimo, credo di poterlo dire dopo tante repliche, un lungo viaggio di tournée con questo spettacolo, questo bellissimo testo. Io credo che la cosa molto bella per noi è sempre viaggiare con due tipi di pubblico. Questo spettacolo porta in teatro, abbiamo girato nei più grandi teatri d'Italia, dai più grandi ai più piccoli, porta dentro anche un pubblico sportivo che non è frequente magari che sia in teatro, e quindi ovviamente sono due tipi di pubblico, lo diciamo sempre, sempre molto, tutte e due arrivano un pelo diffidenti, perché il pubblico teatrale dice: mannaggia, ma che farà sto sportivo, sto lungagnone in teatro, no? E non si aspettano che veramente, io credo che Andrea Zorzi abbia veramente anche un talento d'attore e un grande mestiere, e così il pubblico sportivo dice: mannaggia, chissà che palle ci faremo in teatro, insomma, no? Quindi da questa diffidenza invece usciamo tutti felici, e questo ci entusiasma moltissimo. Andrea, c'era un passaggio dello spettacolo nel quale tu hai ricordato che ci sono tecniche diverse per insegnare la stessa cosa a persone evidentemente diverse fisicamente, a volte anche dal punto di vista psicologico. È un po' quello che con Riviera Volley cerchiamo di trasmettere. C'è un percorso per tutti, c'è un percorso per chi ha tanto talento, c'è un percorso per chi ne ha meno. Ecco, vuoi tornare un pochino su questa battuta che durante molto, lo spettacolo? Molto volentieri, nel senso che, come vi ho raccontato nel pezzo teatrale, io ho iniziato a giocare a pallavolo molto tardi, a 16 anni. Va ricordato però che la pallavolo nell'81, quando avevo 16 anni, non era ancora così specializzata, non era ancora così evoluta. Quindi è stato, non dico facile, ma possibile per uno come me, che non ha mai giocato a pallavolo, recuperare, seppur in un ruolo un po' speciale, facevo lo schiacciatore opposto, quindi non ero completo dal punto di vista tattico, però pur a 16 anni ho avuto la possibilità di entrare e di recuperare chi s'allenava già da 5-6 anni. Adesso, a 16 anni, se non giochi a pallavolo già abbastanza bene, non riesci a fare nulla. L'altro aspetto è legato al fatto che la pallavolo, pur non essendo uno sport solo per gente alta, o meglio ancora, non basta essere alti per essere un buon pallavolista, è chiaro che con la rete lì in alto l'altezza è un grande aiuto. E guarda caso, nello sviluppo fisico, anche motorio, degli atleti longilinei, nelle ragazze ancora di più, questa fase è molto complessa. Intorno ai 16 anni le ragazze più alte sono più scarse a giocare a pallavolo, perché sono dilocconati, sono senza muscoli, si muovono male. Se uno dovesse scegliere tra un ragazzo più basso e un ragazzo più alto, a 16 anni sceglie il ragazzo più basso. Però poi è vero che quando diventi ad alto livello, quello più alto in qualche modo può essere utile. Ecco perché è così importante avere qualcuno che anche dal punto di vista tattico e dell'allenamento abbia le idee chiare, sapendo che l'altezza non è sufficiente a creare un campione, ma va seguita con una tecnica un po' speciale. Nelle ragazze, seppur per esperienze raccontate, è ancora più importante che nell'ambito maschile. Grazie. Maurizio, si è spesso fatto cenno durante lo spettacolo ai quinti set. Si arriva là quando le palle pesano moltissimo, un punto è fondamentale, può cambiare il destino di una squadra, di un allenatore, di una giocatrice. Ci si allena ai quinti set? Ma ovviamente sì, anch'io come lui ho avuto Giulio Velasco, che su questo quinto set ci ha fatto proprio un lavaggio del cervello allucinante, anche perché devi dare proprio il giusto valore al quinto set, no? E se non arrivi preparato mentalmente, il quinto set diventa un muro insostenibile. Noi per anni siamo state le vittime di fenomeni, nel senso che ogni allenamento è ma gli uomini vincono, voi non siete nessuno, voi non vincerete mai, voi qui e là, e per anni siamo proprio rimaste con questa convinzione che comunque eravamo brave, eravamo forti, potevamo vincere, ma più di un tot non si poteva arrivare. Quindi questo quinto set ci si arrivava sempre più vicino, ma poi quando scendeva in campo lo si perdeva sempre.
a suol di lavorare, ma soprattutto proprio a livello mentale, è a crederci, a non tirarsi indietro, a non aver paura di perdere, perché uno perde, ma se dalla sconfitta trae qualcosa di positivo, forse una sconfitta vale più che una vittoria. Abbiamo perso parecchio, ma poi ci siamo tirati su a testa alta e i quinti set non ci facevano più paura. Credo che questa forza di volontà necessaria sia stato molto evidente come valore nello spettacolo. Beppe, però questa forza di volontà si allena? La forza di volontà si allena, sì, si allena, e la nostra disciplina diciamo favorisce questa cosa, uno per la dipendenza che abbiamo sempre con il tocco precedente, che dà grandissimo valore anche, come diceva Andrea, durante lo spettacolo al gioco di squadra, e si allena con delle attenzioni da parte di chi è intorno alle ragazze, questo sicuramente. Volevo dire anche una cosa che mi è venuta in mente, che Andrea ha sfatato un luogo comune della pallavolo. Vuoi sapere quale? Certo, cioè, si è sempre detto che l'opposto era un testone, si dice a Pello, cioè un giocatore che doveva fare soldi della legna e pensare poco, un ignorante. Invece Andrea è molto colto ed è un grande personaggio. Allora, c'è un aneddoto che Beatrice mi ricorda spesso e volentieri. Quando si fece il primo grande debutto in un grande teatro, al Municipale a Piacenza, ormai quasi 3 anni fa, per me l'emozione era non solo per ricordarmi il copione, non ero ancora così tranquillo, ma perché in platea c'erano Julio Velasco, Roberto Masciarelli, Andrea Gardini e tutti gli altri, quindi la preoccupazione era notevolissima. Alla fine abbiamo fatto una chiacchierata, vi assicuro, meravigliosa, esattamente come adesso con Gardini, Lucchetta, Cantagalli. E c'era anche il mio caro fraterno amico Masciarelli. A un certo punto Mascia disse: devo dire una cosa a proposito degli zucconi opposti, ignoranti, sarebbe qua. Una volta, non mi ricordo bene quando, in un time out, era proprio difficile, un casino, tesissimo. Zorro, non pensare, schiaccia e basta. Che come opposto, preso con le dovute cautele, però non bisogna essere troppo zucconi, ma preoccuparsi di fare solo quella cosa è importante. Quindi la cosa interessante è che il nostro ruolo, che io ho amato moltissimo, ma è veramente super specializzato, fai solo una cosa, spesso molto importante, se la fai bene sei un fenomeno, se la sbagli sei un'altra. Però davvero è affascinante. Riguardo al talento, se ne è già parlato, ci sono alcuni libri molto interessanti, vi invito a leggere, non tanto i ragazzini ma le persone adulte. Si vince, anzi i campioni a volte diventano campioni nonostante il talento, nonostante il talento, che sembra una provocazione, ma in realtà il talento ci viene dato da qualcuno, da Dio o da qualcun altro. Su quello possiamo farci veramente poco, noi possiamo impegnarci, possiamo fare del nostro meglio. Il problema, sapete qual è? Che quando sei molto giovane, molto talentuoso, le cose ti vengono facili, non devi fare grande fatica, e quindi corri un rischio altissimo, se non sei veramente fenomenale, di perderti per strada. Noi possiamo concentrarci sulla capacità di rialzarsi dopo gli errori, dopo i bugger devastanti. Su questo possiamo lavorare, sullo sforzo, sull'impegno. Se facciamo quello, otterremo il massimo del nostro talento. Se è un grande talento, vinceremo anche moltissimo. Se è un talento più piccolo, vinceremo un po' di meno, ma faremo del nostro massimo. E vi assicuro, che lo diceva anche Maurizia, adesso, un po' più grandi, diventiamo una volta, la cosa che ci rende piacevole guardare al passato è che, bene o male, abbiamo provato sempre a fare del nostro meglio. Si è vinto, si è perso, ma questo ci fa stare tranquilli. Quindi questo è l'obiettivo, fare del nostro meglio, tutti i singoli giorni. Beatrice, volevi aggiungere? Complimenti. Aggiungo con piacere una cosa, perché ha citato Andrea quella serata al Municipale, che anche per me era una grande emozione, a parte veramente che quella sera mi sono sentita veramente tanto piccola, e sono una donna quasi normale, direi, insomma, ma le meraviglie c'erano praticamente tutti. Ma in quella serata lì mi è rimasta in mente una cosa che, a proposito di questo, ha detto Velasco, dicendo che lui ha avuto la fortuna di avere una squadra di giocatori che erano veramente dei grandissimi talenti, ma che hanno lavorato sempre come se fossero scarsi. E questo è bellissimo, perché è questo che credo nella vita poi serva in ogni lavoro, in ogni passaggio della vita di tutti. E soprattutto, Maurizia, un'altra cosa che alla fine dello spettacolo è venuta fuori, questa palla che non sta mai ferma ti chiede sempre di muoverti, di migliorare, di ripensarti, di rimetterti in discussione. La palla non sta mai ferma, dentro il campo ma anche fuori dal campo. Assolutamente, infatti quando lui diceva che dopo le sconfitte c'è tanta umiltà tra noi palleggiatori, cioè tra noi giocatori, insomma, si è vinto tanto. Il problema è che quando vincevi, almeno
nella mia carriera, ho vinto tantissimo. A volte quando leggo tutto il mio curriculum, tutto quello che ho fatto, dico: ma come ho fatto a fare tutte queste cose? È che non avevo tempo di festeggiare delle vittorie, perché il giorno dopo bisognava ritornare in campo, umili, guai, e quindi un percorso di vita straordinario, perché comunque sei una vincente, lo sai, ma non ti puoi permettere di pensarlo, perché domani c'è già qualcuno che potrebbe mettere in discussione questo, quindi metterti sempre in gioco. E questo me lo sono trovato poi fuori, perché comunque reinventandomi, io ho smesso presto, ho smesso intorno ai 30 anni, proprio perché sono sempre stata una persona curiosa e un po' mi ero stancata, no, della mia... Io ero sempre quella della pallavolo. Anche i miei figli oggi, non so a chi lo dicevo, si chiamano Carlos Maria e Ines Lourdes. E il bimbo l'altro giorno mi ha detto: mamma, io mi chiamo Carlos Maria, figlio di quella della pallavolo. Ho detto: ma... Mi ha detto: ma chi te l'ha detta questa cosa qua? All'asilo. Ma no, te ti chiami Carlos Maria Orsini? No, no, io sono quello della pallavolo. Ma no, quindi questa cosa della pallavolo è ormai diventata una cosa mia, io ne vado orgogliosissima, però come persona mi sono voluta reinventare e vedermi in altri ruoli. Ci sono riuscita, perché davvero vi siete una persona molto soddisfatta. E vi posso assicurare che se non avessi avuto la tenacia che la pallavolo mi ha insegnato in tutti questi anni, forse non sarei così curiosa, così determinata, così contenta e felice di tutto quello che faccio, anche di tutte le cose che sbaglio, perché so che domani ci sarà un'altra opportunità e potrò farla meglio. Grazie Maurizia. Vorrei che a concludere questa bellissima serata fosse Andrea, che quando introduce, racconta, lo ha fatto in questi giorni sui giornali locali, ma mi sono un po' documentato su quando ha, diciamo, descritto questo spettacolo, c'è come un ritornello: da soli non si vince mai. Sì, allora, la pallavolo è uno degli sport di squadra, ma è l'unico sport di squadra che per regolamento ti obbliga a passare la palla. Negli altri sport da soli non si vince, nel calcio, nel basket, non è che il singolo campione da solo può vincere, ma nella pallavolo è l'unico in cui fare due tocchi consecutivi è fallo. Il che significa che non è che noi pallavolisti siamo così tradizionalmente, geneticamente o moralmente più disposti alla collaborazione, è che l'ambiente nel quale cresciamo fin da piccolini è un ambiente che ci ricorda tutti i giorni che da solo non fai nulla, perché la palla la devi passare. A me capita qualche volta di fare dei corsi in cui usiamo la pallavolo per la metafora del team building, quindi dei dipendenti o dei manager vengono a giocare a pallavolo e gli racconto questa cosa dell'obbligare a passare la palla, ma vi assicuro che è davvero qualcosa di molto speciale, perché tu da solo non fai nulla. Se c'è tra questi gruppi di manager qualcuno che è un po' più bravo a giocare a pallavolo, la squadra in cui lui gioca non vincerà mai il torneo, perché in qualche modo spera di far da solo, perché i compagni sperano che vinca lui da solo. Nella pallavolo, se non collabori, non vinci. Negli altri sport, per la verità, questa cosa è quasi possibile. Nel basket o nel calcio esiste l'azione individuale. Prendi la palla sotto canestro, li scarti tutti e vai a fare canestro di là. Il coast to coast lo chiamano. Oppure gente come Messi, Ronaldo, Maradona, non è che vincono da soli, però insomma, ragazzi, questi... Nella pallavolo, da solo, niente. Non vai da nessuna parte. Ecco perché penso che sul piano proprio della collaborazione sia uno sport meraviglioso. E questo, giustamente, come dice Andrea, l'ho imparato io sulla mia pelle, perché io ad esempio ho iniziato che avevo 9 anni e io ero una schiacciatrice, e per me essere schiacciatrice era proprio il massimo, perché nella mia testa era: prendo la palla, risolvo il problema, sono la numero uno. Quando il mio allenatore Giuseppe Giannetti, che lo nominerò sempre, mi mise al palleggio, per me fu un disastro allucinante anche a livello mentale, perché per me era come scendere di categoria, era come aver perso una partita incredibile, era come essere sconfitta, perché vedevo il ruolo del palleggiatore come una cosa che non contava nulla. Invece è proprio lì che ho iniziato, perché lui dice passare la palla, ma non è una cosa naturale, nel senso, quando uno entra in campo è piccolino, vuole vincere, vuole arrivare primo subito, non è che sta a pensare devo fare squadra, devo fare gruppo. Questo lo vivi e lo senti con gli anni, quando cresci e quando diventi ovviamente poi un atleta. Quindi per me passare da schiacciatore a palleggiatore è stato un disastro. Poi mi metteva contro lo specchio a palleggiare da sola, ore, 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 dicevo: ma perché? Ma cosa ho fatto? Ma come mai? Eppure anche ero brava a giocare come schiacciatrice. Evidentemente lui aveva visto che avrei avuto dei limiti e mi ha passato in regia, però io quel momento l'ho visto davvero come una cosa drammatica.
e non avevo capito che invece mi dava un'opportunità incredibile, perché il mio ruolo è un ruolo davvero splendido, di grandi discussioni con gli allenatori, però davvero è un dare e mettersi comunque a servizio della propria squadra. Grazie, grazie davvero. Siamo arrivati allora alla fine. Io invito a salire sul palco quattro damigelle di Riviera Volley che vogliono aggiungersi a questo gruppo finale, perché qui siamo in Romagna e le donne vogliamo particolarmente bene, e quindi abbiamo pensato a loro due per un gentile omaggio. Ragazze, potete venire, non vi vergognate, salite pure. Che bello. Eccole. Grazie alla gioielleria Aldo Tamburini, due bracciali Pandora offerti per Maurizia Cacciatori e Beatrice Visibelli, due splendide donne, due splendide grazie. Protagoniste su questo grazie. Palco. Insieme a loro ringrazio grazie. Ancora Banca Biper e Gruppo SGR. Sono braccialetti personalizzati. Un'altra coppia? C'è un'altra. Aspetta, c'è l'altra coppia. Un altro sacchetto. Ma io arriva, ho passato la palla. Sono però. Due braccialetti che mi hanno spiegato dalla gioielleria Tamburini, personalizzati per la pallavolo, con dei pendagli dedicati alla pallavolo. Grazie, quindi... grazie. Maurizia Cacciatori, Beatrice Visibelli, Beppe Galli, Andrea Zorzi, grazie. Grazie per questa serata, grazie. Una grande grazie emozione a essere a Rimini, grazie Rimini. In bocca al lupo, buon divertimento. Grazie, state vicini a Riviera Volley perché ci toglieremo tante soddisfazioni. Buonanotte a tutti.